La scienza e la tecnologia sono avanzate al punto tale che gli umani fanno nuove scoperte sensazionali quasi ogni giorno. Dalle nuove specie animali ai minerali preziosi che si nascondono sul nostro pianeta, sembra che sulla Terra non ci si possa mai annoiare. In questo video vi elenchiamo 12 scoperte recenti che hanno alzato un polverone nella comunità scientifica. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per scoprirle insieme a noi. Numero 12. Nuova specie di medusa. Qualche mese fa l'Istituto di Ricerca del Monterey Bay Aquarium in America ha condiviso una scoperta sensazionale, una nuova specie di medusa coronata che è stata individuata negli abissi della California. La medusa è stata battezzata Atolla Reynoldsi in onore di Jeff Reynolds, devoto volontario presso l'acquario di Monterey fin dal 1984. L'atolla è un tipo di medusa coronata che si distingue dalle sue simili per la mancanza della distintiva coda di tentacoli che caratterizza la specie. La coda è conosciuta come tentacolo ipertrofico. Sebbene anche l'atolla abbia il caratteristico aspetto tondeggiante delle meduse coronate, la mancanza del tentacolo ne ha sempre reso difficile la classificazione. Sebbene queste meduse siano piuttosto diffuse in tutto il mondo, la specie Reynoldsi è stata avvistata finora soltanto nell'area di Monterey. Numero 11. Dolina con foresta. Gli scienziati cinesi hanno scoperto numerose specie animali e vegetali sconosciute all'interno di un ecosistema di recente scoperta, in una foresta sul fondo di una dolina gigantesca. La voragine nella contea di Lei è stata scoperta da alcuni speleologi coraggiosi che si sono imbattuti nel buco durante l'esplorazione di alcune grotte nelle vicinanze. La dolina è ampia 304 metri e profonda 191. Lo scienziato Chen Lixin ha dichiarato che al suo interno dimorano delle specie mai viste prima. All'interno della dolina sono presenti anche molti alberi alti più di 30 metri, che costituiscono una foresta rigogliosa e densamente abitata. Questa è solo una delle 30 doline giganti sparpagliate nel paese, di cui gli scienziati sanno ancora poco e niente. Chissà cosa si nasconde nelle altre voragini. Numero 10. Perla arancione. Due pescatori thailandesi hanno avuto un colpo di fortuna quando hanno scoperto una rara perla di colore arancione, che è stata valutata più di 330.000 euro. I fratelli Hachai e Worochat, di 37 e 35 anni, stavano passeggiando lungo la costa di Nakhon Si Thammarat, nel Golfo di Thailandia, il 27 gennaio di quest'anno, quando si sono imbattuti in una vecchia boa abbandonata ricoperta di molluschi. I fratelli hanno staccato tre gusci dalla boa per consumare i molluschi all'interno per merenda. Ma quando il padre sessantenne Bang Mad Nyomdecha ha messo i gusci in una ciotola per sciacquarli, ha scoperto qualcosa dal valore infinitamente più alto di uno spuntino. La perla color mandarino, grossa quanto una monetina da 2 centesimi, pesava 7,68 grammi ed è stata estratta dal guscio di una lumaca di mare Melo Melo. Queste perle rare, che nascono nelle lumache e non nelle ostriche, possono assumere colori diversi nello spettro dell'arancione e impiegano diversi anni a formarsi. Numero 9. Gioco da tavola millenario. Nel gennaio 2022 una squadra di archeologi polacchi e dell'Oman hanno scoperto numerosi artefatti preziosi nel villaggio di Ain Bai Saida, in un'area in cui sono esistiti numerosi insediamenti umani risalenti all'età del bronzo e del ferro. La scoperta più significativa è una tavola che riporta delle incisioni che sembrano suggerire un utilizzo ludico. Il professor Piotr Bielinski dell'Università di Varsavia ha dichiarato che l'oggetto è una delle dimostrazioni più interessanti dell'importanza del sito archeologico nella preistoria e possibilmente nell'intera storia dell'Oman. Numero 8. Ametista maledetta. Esistono numerosi oggetti ritenuti maledetti o posseduti nel mondo. Prime fra tutte le bambole. Probabilmente però non avete mai sentito parlare dell'ametista più temuta sul pianeta. Chiamata anche lo zaffiro violaceo di Delhi, sembra essere stata realizzata nel XIX secolo e rubata dal tempio di Indra a Kanpur durante i moti indiani del 1857. L'ametista è passata di mano in mano, portando ogni volta sventura e malattie ai suoi proprietari e lasciandosi alle spalle una scia di morti misteriose. L'ultimo erede, Edward Aaron Allen, terrorizzato dalla sua maledizione, l'ha nascosta in una cassetta di sicurezza della sua banca, di cui ha vietato l'apertura per i primi 3 anni dopo il suo decesso.
Oggi l'ametista risiede nella camera blindata del Museo di Storia Naturale di Londra, insieme ad altre pietre preziose, incluso un meteorite marziano e uno smeraldo medusa. Numero 7. Gigante bulgaro. Nel marzo 2015, gli archeologi hanno scoperto lo scheletro di un gigante a Varna, in Bulgaria. La salma era sepolta sotto le mura fortificate dell'antica città di Odessos. Le analisi svolte sulle ossa hanno rivelato che il gigante è vissuto intorno al IV o V secolo. Doveva essere stato un guerriero o un soldato, perché nella sua tomba è stato ritrovato anche un pugnale gigantesco. Il gigante, soprannominato Golia, era alto più di 2 metri, un'altezza inusuale per il periodo storico e la regione geografica. Dato che la maggior parte degli abitanti della Bulgaria all'epoca si attestava intorno al 1,50 m, la sua scoperta potrebbe dimostrare che un tempo la Terra era abitata dai giganti. Numero 6. Pesce fatato. Il Cirrilabrus finifemma, che in inglese è stato soprannominato labride fatato vestito di rosa, è stato scoperto nella barriera corallina delle Maldive. Vive tra i 50 e i 150 metri di profondità nell'oceano, in un ecosistema ricco di coralli, soprannominato zona crepuscolare, al di fuori dell'area in cui nuotano i turisti. La sua scoperta è stata frutto di un'iniziativa dell'Accademia Scientifica Hope for Reefs della California, che mira a comprendere e proteggere le barriere coralline del pianeta. Questo pesciolino raro dal colorito vivace è una delle prime specie ad avere un nome che deriva dalla lingua locale di Vehi, dato che finifemma significa rosa. Oltre ad essere il colore delle sue scaglie, è anche il fiore nazionale dell'arcipelago. Numero 5. Diamante rosa. Questo diamante si guadagnerà probabilmente il titolo di pietra preziosa venduta al prezzo più alto nella storia dell'umanità. Dei minatori in Angola hanno portato in superficie un diamante grezzo rosa gigantesco, forse il più grande degli ultimi 300 anni. Pesa 170 carati, poco meno rispetto al diamante Daria in Ur di 182 carati, considerato il più grande diamante rosa mai esistito sulla Terra, che oggi fa parte della collezione nazionale iraniana di gioielli preziosi. Il nuovo diamante è stato chiamato Lulo Rose, dato che è stato scoperto nella miniera di Lulo. I diamanti rosa sono piuttosto rari e molto apprezzati, soprattutto perché gli esperti non sono ancora riusciti a comprendere come mai assumano questa tinta delicata e romantica. Probabilmente verrà venduto all'asta per più di 16 milioni di euro. Numero 4. Polpo a 9 tentacoli. Mentre selezionava il pescato da vendere al mercato, un pescatore ha notato che uno dei suoi polpi aveva 9 tentacoli anziché 8. Il polpo è stato pescato nella baia di Shizugawa, nella città di Minami-Sanriku. Il nono tentacolo protrudeva da uno degli altri 8 arti. Secondo gli esperti, si è sviluppato mentre l'animale si riprendeva dalla perdita di un tentacolo. Anche se il polpo ha perso la vita nella battuta di pesca, la sua salma verrà esposta al Museo Naturale di Shizugawa per celebrarne la diversità. L'animale, dal corpo rossiccio lungo poco più di 15 cm, è stato catturato nelle reti di Kazuya Stato, coltivatore locale di alghe wakame. Numero 3. Suoni marziani. Usando il rover Perseverance, gli scienziati hanno recentemente misurato la velocità del suono su Marte, servendosi di microfoni installati nel dispositivo. Secondo il Jet Propulsion Lab, la velocità del suono su Marte si attesta sui 240 metri al secondo, mentre quella sulla Terra è di 343 metri al secondo. La differenza è causata dall'atmosfera sottile e ricca di diossido di carbonio del pianeta rosso. Gli scienziati però hanno rilevato due velocità del suono diverse, corrispondenti a frequenze differenti delle onde sonore di passaggio. Mentre le onde a bassa frequenza viaggiano a 240 metri al secondo, quelle ad alta frequenza raggiungono i 250 metri al secondo. Numero 2. Tony Raines colpisce ancora. Cosa sono queste creature misteriose? Nient'altro che il risultato dell'immaginazione dell'artista norvegese Tony Raines. Le statue sono attualmente collocate all'aperto, ma presto verranno incluse nell'esibizione a tema spaziale Accelerator dell'Università di Stoccolma. La prima mostra, intitolata Big Water, mostra diverse regioni oceaniche del pianeta, come ad esempio la superficie della costa thailandese e gli abissi dei mari artici. L'obiettivo dell'evento è sensibilizzare la popolazione sull'importanza dell'acqua che ricopre il nostro pianeta. La seconda mostra, Mother Courage and Her Children, vuole ricordare l'importanza del coraggio nella vita di tutti i giorni, dell'interazione con il mondo sconosciuto e della fiducia nelle proprie intuizioni. Numero 1. Giganti sulla Terra.
un'impronta gigantesca scoperta nell'agosto 2016 nel villaggio di Pingyan, nella regione cinese di Guizhou, ha scatenato un dibattito infinito sul web. Tutti si chiedono se l'orma lunga 57 cm sia reale oppure costruita ad hoc per far parlare di sé. All'inizio era stato detto che l'impronta era fossilizzata in un blocco di granito risalente all'epoca preistorica. Ma dopo le prime ricerche, gli esperti hanno cominciato a dubitare della scoperta. In primo luogo, l'uomo che si è occupato della datazione dell'orma, Michael Tellinger, si definisce un archeologo, ma è conosciuto dagli esperti del settore come un appassionato di cospirazioni. Inoltre, il granito non possiede la capacità di conservare la stessa forma per troppo tempo. Ciò nonostante, la scoperta di altre impronte ha spinto gli scienziati a tenere aperto uno spiraglio sul possibile passaggio dei giganti sulla Terra. Voi cosa pensate dei giganti? Ci credete oppure pensate che siano solo un'invenzione fantasiosa? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.